Hi people of YouTube! Welcome to a new episode of Golden Sun, l'alba oscura. A parte gli scherzi, benvenuti in questo primo episodio. Allora, abbiamo finito tutto quanto quella che era la storia di Golden Sun su Game Boy Advance. Un viaggio che mi ha riportato indietro di moltissimo tempo e in questo moltissimo tempo... Vi dirò la verità, questo gioco qui l'ho toccato una sola volta, una e una sola volta, ma riguardando alcuni gameplay online ho visto alcuni degli scontri extra, diciamo, e fra quegli scontri ho rivisto un vecchio boss che già abbiamo incontrato anche nello scorso gameplay, però non era lui che ho incontrato e che ho avuto difficoltà, su quello ne sono sicuro. E allora mi è sorto il dubbio, quale cavolo è il boss che ci ho messo tantissimo tempo a battere? Non lo so, probabilmente lo scopriremo a breve. Peccato che ci sia un problema. Allora, vi do questo purtroppo anticipo. Golden Sun, per il DS, è uno dei giochi che dà più problemi con tutti quanti gli emulatori. Quello che sto usando adesso è il Desmume, uno dei pochissimi emulatori che ha molti meno problemi. Allora, andiamo alla cieca. J, A... K e O. Start, vuoi iniziare con questo nome? Certo. Alla cieca siamo andati. Molti anni fa gli antichi di Wayard scoprirono i segreti dell'alchimia. Capirono che tutta la vita sul loro pianeta si basava su quattro elementi: terra, vento, fuoco e acqua. Purtroppo il prologo sarà lungo. Usarono la loro conoscenza alchemica e i quattro elementi per forgiare una nuova splendente civiltà. I loro sogni più sfrenati si trasformarono in realtà. Ben presto però, quei sogni divennero veri e propri incubi. Certo. Infatti però guarda che bello che intanto mostro la mappa che piano piano sta cambiando. L'abuso dell'alchimia stava minacciando di distruggere la loro stessa civiltà. Per questo gli antichi fecero l'impensabile, sigillarono il potere dell'alchimia affinché nessuno lo potesse più utilizzare. Ci riuscirono? Ma guarda, proprio una magia. La loro civiltà fu salva, ma il mondo cominciò lentamente a morire. Gli antichi infatti non avevano capito che l'alchimia era ciò che teneva insieme Wayard. Belli gli effetti però. Senza la sua forza, le terre diventarono aride, i mari evaporarono e il mondo intero iniziò a sgretolarsi. La civiltà stessa precipitò in un'epoca oscura, venuta a preannunciare la fine inesorabile. Però qualcosa accadde. Gli antichi avevano sigillato l'alchimia per salvare la civiltà, ma avevano condannato Wayard. Con l'upskilling tutti gli effetti sono bellissimi. È una cazzata, lo so, però sono belli da vedere. Però, mentre gli oceani morivano e la vita sulla terra lentamente scivolava, verso l'oblio negli anni che passavano, una leggenda conservava la chiave della sopravvivenza di Wayard. Se i quattro fari elementali fossero stati riaccesi, la loro energia avrebbe liberato il sole d'oro su Wayard. I suoi raggi avrebbero irradiato l'alchimia, salvando il mondo. Guardalo lì che bello, 30 anni fa un gruppo di eroi fece sorgere il sole d'oro, ma ora una nuova minaccia è all'orizzonte. Che bella che è l'animazione del sole d'oro su DS. Il DS, porca miseria... Non aveva il potenziale di tante console, ma quando ci si metteva... Muah! Camelot presenta... Ecco, uno dei problemi che penso starete risentendo. Purtroppo ogni tanto può succedere che l'audio scoppiettizza un pochino. Il che non è bello, lo so e mi dispiace, ma è colpa del gioco. Vi giuro, le ho tentate tutte. Tutte le combinazioni possibili. Purtroppo il Desmume è il meglio che può fare. Sono passati 30 anni dall'avvento del Sole d'Oro su Wayard. Il mondo è sopravvissuto ed è cambiato. Furono 8 gli eroi che riuscirono nell'impresa di accendere i fari elementali. Ho dato per scontato che erano 4.
Quattro provenivano dalla città di Vale. I guerrieri di Vale, come sono oggi chiamati a Wayward, sono lodati e biasimati per i loro sforzi. Infatti, il finale della scorsa serie l'abbiamo finita con i quattro ragazzi provenienti da Vale. Erano cresciuti ai piedi del Monte Aleph. Gli antichi avevano affidato agli abitanti di quella zona un compito sacro. Dovevano difendere il Tempio del Sol, il luogo dove si conservavano le chiavi per riaccendere i quattro fali elementali. Lì risiedeva anche il Saggio, un essere divino che proteggeva Wayward e che prese a calci nel culo Alex. Vale custodì i segreti del Tempio per generazioni, vigilando sempre per sconfiggere il ritorno dell'alchimia. Ma proprio i quattro guerrieri di Vale furono fra coloro che permisero il ritorno del suo potere proibito. Il loro coraggio aveva salvato il mondo di Wayward. Lo so. Aver fatto la cosa giusta pensando di aver fatto la cosa sbagliata. Ma la nuova alba nata dall'alchimia non aveva portato ovunque la luce e alla vita si accompagnò un nuovo disordine. Dove c'è luce c'è grandi ombre, Kingdom Hearts insegna. Il primitivo potere del Sole d'Oro esplose sopra i cieli del Monte Aleph, dilaniandolo e distruggendolo. Già, Alex sarà sopravvissuto? Il monte venne in gran parte distrutto dalla violenza della conflagrazione e il tranquillo villaggio di Vale scomparve senza lasciare traccia. Però, i genitori dei nostri eroi si salvarono. Tutto il mondo soffre ancora per il travaglio della rinascita. I disastri naturali continuano a sconvolgere il popolo di Wayward. Non mi ricordo se in questo titolo si vede Lemuria oppure no, ora che ci penso. Potrebbe essere, però... La disperazione sembra ormai la loro compagna più fedele, ma nonostante tutto il popolo di Vale continua nella sua sacra veglia. Quale? I cosi elementali non ci sono più, che cacchio devono vegliare? I doveri verso il Tempio del Sol del Monte Aleph, o verso ciò che ne rimane, non sono stati dimenticati. Capiamoci, però. Due superstiti vivono vicino al cratere dove sorgerà Vale, e in quell'area sconvolta dalle continue eruzioni osservano il mondo dal nuovo altopiano di Goma. Chissà chi sono queste persone. Si tratta di Isaac e Garrett, due dei guerrieri di Vale. Dalla loro postazione studiano gli effetti del Sole d'Oro, con grande scrupolosità. Che belle però, mamma mia. Allora, ogni tanto vedo che quando si muove la telecamera un po' la qualità flickera un pochino, però l'upskilling funziona. Ed educano i loro figli affinché diventino dei potenti guerrieri. Molto presto il mondo potrebbe aver bisogno di nuovi eroi in grado di affrontare l'oscurità della nuova alba. Già. Vedi, quando si muove da solo la telecamera un pochino flickera. Però i modelli 3D, però penso siano solo queste parti pre-renderizzate. Golden Sun, l'alba oscura. Cazzo, potrei farci un episodio solo del prologo. Va che bello, in game, l'upskilling quanto è bello, mamma mia. Ogni tanto qualche piccola texture si sfanculizza un po' l'una con l'altra, però cacchio, il risultato meraviglioso. Allora... Voglio puntualizzare questa cosa e la dirò solo adesso e non ci penseremo più. L'upskilling su giochi del DS ovviamente è buono, ma su giochi come la PS2 e della PS1, certi upskilling, ti giuro, fanno sembrare quei giochi stessi usciti oggi. Finalmente siamo a casa, lascio tutto qui, figliolo. Ecco qui. Ottimo lavoro, Geco. Diventi ogni giorno più forte. Allora, il gioco ci dice di toccare, ma se non ricordo male... Ecco, esatto. Con la R o con la L funziona uguale. Geco è un promettente adepto di terra, proprio come lo era suo padre Isaac 30 anni fa, quando era alla guida dei guerrieri di Vale. Sempre come suo padre, Geco preferisce i fatti alle parole. Lo so. Tocca i nomi dei luoghi delle persone per saperne di più. Se preferisci alternativa usa L o R. Quando incontri un termine, esso sarà disponibile nel libro di Wayward o dei Digin.
Oh, chissà che cosa sono i Dijin. Sono creature formate di energia elementale purissima. Gli adepti li utilizzano per aumentare i propri poteri ed evocare gli spiriti. Ogni Dijin rientra in una delle quattro categorie elementali: Marte, Fuoco, Mercurio, Acqua, Venere, Terra e Giove, Vento. Questi sono i piccoli dettagli che chiaramente puoi avere su una cartuccia di livello superiore. Sul Game Boy Advance una roba del genere sarebbe stata impensabile già con tutto quello che c'era. Mentre Wayward, questo nome si indica il mondo intero, un disco formato di terra, vento, fuoco e acqua. Su Wayward vivono specie e culture diverse. Questo mondo aveva perso molto il suo potere, ma il ritorno dell'alchimia gli ha permesso, anche se a caro prezzo, di recuperarlo. Ottimo lavoro, Geco. Sì, me l'hai già detto. Che belle le faccine. Per oggi abbiamo finito, ora possiamo riposarci. In giorni come questo la vista del Monte Aleph mozza il fiato. Peccato che le cose non possono essere sempre così. Monte Aleph! Questa montagna sacra venne parzialmente distrutta durante l'avvento del Sole d'Oro. Un tempo ai suoi piedi sorgeva il villaggio di Vale, ora distrutto. Nel cuore del Monte Aleph si trovano le rovine del Tempio del Sol. Le potremmo visitare? L'avvento del Sole d'Oro, 30 anni fa, ha riportato l'alchimia del mondo. Vediamo! Sole d'oro, 30 anni fa questa sfera di luce comparve per un attimo sul Monte Aleph, irradiando la sua energia elementale su Wayward. I suoi raggi donarono la vita al pianeta morente, ma la loro enorme potenza provocò molte catastrofi. Chissà che tipo. Mentre alchimia, con questo termine si descrivono sia le energie scaturite dai quattro elementi che lo studio di queste energie. Molto tempo fa, l'alchimia venne sigillata per timore che potesse trasformare il mondo in modo irreparabile, ma i guerrieri di Vale riuscirono a ripristinarla. È grazie a noi che Wayward si è salvato dalla distruzione, ma il Sole d'Oro ha portato con sé anche molte catastrofi. Il nostro mondo è rinato, vero? Ma gli uomini sono disperati e lottano come animali per la sopravvivenza. E mentre la civiltà è nel caos, la Terra è squassata dalle eruzioni del Monte Aleph. Il nostro continente, Langara, e con esso il mondo intero, tutto è cambiato, e temo di sapere il perché. Langara, il continente dove ci troviamo. Questo vasto continente si trova nella zona settentrionale di Wayward. È attraversato da lunghe catene montuose che rendono difficoltoso il cammino. La parte nord dell'Angara è fredda, mentre la parte sud è molto secca. Il monte Aleph e l'altopiano di Goma si trovano a occidente. Tutto questo caos è stato causato dal ritorno dell'alchimia. La chiave per comprendere cos'è l'alchimia si trova all'interno del Monte Aleph, nel Tempio del Sol, dove tutto ha avuto inizio. Tempio del Sol. In questo antichissimo luogo di culto situato all'interno del Monte Aleph, vennero nascosti i quattro elementi sacri. Dopo che quattro astri furono usati per riaccendere i fari elementali dando vita al Sole d'Oro, i cataclismi che seguirono devastarono il Tempio stesso. Mi appello a te, saggio, che vegli su Wayward. Dacci un segno che ci indichi il cammino per la salvezza. Isaac è diventato un credente. Il saggio. Questo essere antichissimo ha la forma di una pietra con un occhio solo e possiede un potere smisurato. Il suo compito è vigilare su Wayward. Considerato dagli antichi la vera pietra filosofale, si dice che sia stato generato dall'alchimia stessa. Ecco che ricominci, Isaac. Saggio qui, saggio là. Isaac. Questo adepto di terra lasciò Vale, il suo villaggio nativo, 30 anni fa. Al suo ritorno scoprì che esso era stato distrutto dal Sole d'Oro. Ora vigila sul luogo dove sorge il Monte Aleph e si occupa dell'addestramento del figlio Geco e dell'uso della psi energia. Sei invecchiato, Garrett. Lo sai anche tu, invocare il nome di quel sasso parlante, divino quanto vuoi, non servirà a nulla. Abbiamo fatto ciò che dovevamo per salvare Wayward, abbiamo liberato l'alchimia del mondo e nessuno può domarla. Lo so, Garrett. Ecco perché dobbiamo saperne di più sui vortici psi energici. Garrett, un altro adepto del fuoco. Amico d'infanzia di Isaac, anch'egli è uno dei leggendari guerrieri di Vale. E ora c'ha la panzotta da papà e un paio di baffi. Come sei invecchiato male. Come suo figlio Terry, è un adepto del fuoco e vive nei pressi del Monte Aleph, vigilando da lì sulle terre devastate dagli effetti del Sole d'Oro. Mentre i vortici è una roba nuova. Vediamo che cosa sono. Si tratta di una distorsione dello spazio causata dal fenomeno del Sole d'Oro. I vortici psi energici assorbono l'energia elementale nel luogo in cui si trovano e gli adepti che si trovano nei pressi. Sono dei buchi neri di psi energia, insomma. Sono comparsi con il Sole d'Oro e sono collegati alla Luna del Pianto. Luna del Pianto, vediamo. Anni fa questo immenso vortice psienergico causò una serie inaudita di sciagure al centro del continente dell'Angara. Tale fu la portata dei disastri da esso causati che venne nominata la Luna del Pianto. Interessante.
Per fortuna il nostro amico Ivan ci ha reso le cose più semplici costruendo per noi l'aeroplano. Ivan, altro leggendario guerriero. Questo guerriero di Vale non è propriamente un guerriero di Vale, eh. 30 anni fa viaggiò con Isaac per aiutarlo nella sua ricerca. Ora vive nella terra di El-Kalei. Sia lui che sua figlia Caris sono adepti del vento, discendenti dagli antichi Anemos, una popolazione ritenuta scomparsa molto tempo fa. Mentre l'alaplano è una roba nuova di questo gioco. Se non sbaglio, esatto, alcuni oggetti hanno anche un disegno. Bello che c'è anche l'animazione. Questa incredibile invenzione permette ai suoi piloti di scivolare sull'aria. Gli alaplani sono difficili da costruire, per questo molto rari. Se vado a intuizione, credo che abbia costruito l'alaplano basandosi poi su quello che sono state le ali della nave a suo tempo. Ora possiamo sorvolare l'area dove sorgeva Vale in cerca dei vortici psienergici che vergono fuori. Vale, chissà che cosa ci dirà di questo posto. Questo villaggio si trovava ai piedi del Monte Aleph finché l'avvento del Sole d'Oro non ha provocato un'enorme esplosione che ha devastato tutta la zona. Molti di quelli che abitavano a Vale si trovano trasferiti nell'altopiano o sulle montagne di Goma. Gli altri hanno preferito lasciare l'area. Chissà come mai. E soprattutto possiamo superare la zona inaccessibile intorno al Monte Aleph per raggiungere il Tempio del Sol. Chissà se il saggio è ancora nel Tempio del Sol con tutte quelle eruzioni. Sai che problema, si farà un bagno di lava. Però lui non è come noi, forse neanche se ne accorge. Una ragione in più per prendere lezioni di alaplano da Caris. La figlia di Ivan. Questa ragazza, un giovane adepto del vento, è amica di vecchia data di Jaco e Terry, che si reca spesso a trovarli nella baita situata nell'altopiano di Goma. Suo padre Ivan faceva parte dei guerrieri di Vale, da lui ha ereditato l'attenzione per i dettagli e la tenacia, ma non l'utilizzo delle armi. Lei è stata molto più abile. È preparata quanto suo padre, non potremmo essere in mani migliori. Scendi subito dal tetto, Terry! Non ho fatto in tempo, però bello l'alaplano con l'upskilling. Peccato un po' le miniature, ma quello non si può fare nulla. Non succederà niente, tornerò prima che qualcuno si accorga che sono salito qui, Caris. No, Terry, scendi. La scorsa notte ha piovuto, il tetto è ancora scivoloso. Terry, figlio di Garrett. Come suo padre Garrett, questo ragazzo è un adepto del fuoco. Nonostante tutti i guai che è capace di combinare, Jaco è fiero di poterlo chiamare il suo migliore amico. Vabbè, allora in realtà però col senno di poi Terry è veramente molto un bischero rispetto al padre ai suoi tempi. Garrett era comunque un po' un cazzone, ma sapeva comunque quello che faceva. Puoi anche cadere per quel che me ne importa, ma non rompere l'alaplano. Oh, che cazzo. Caris, ho detto che non succederà niente. Dannazione, quello sciocco di mio figlio l'ha preso l'alaplano. Durante alcuni dialoghi potrai usare il menu delle emozioni per esprimere i tuoi sentimenti. Allora, io vi dico una cosa su questa cosa del menu dei sentimenti. Ci sono volte in cui tu pensi di dare la risposta giusta, poi a livello di gameplay non cambia magari una sega. Però tu pensi adesso, io adesso gli rispondo con un sorriso per dirgli dai che va bene, invece lui si arrabbia perché dice che cazzo stai sorridendo adesso, è una situazione seria. A volte non si capisce quale sia l'emozione giusta da utilizzare. Scegli la faccia sorridente che appare a sinistra per rispondere in modo positivo. Scegli la faccia spensierata se ti senti allegro e spavaldo. Scegli la faccia triste se vuoi esprimere preoccupazione o malinconia. Scegli la faccia arrabbiata se vuoi esprimere il tuo disappunto. Ora, scegli una delle facce per esprimere i tuoi sentimenti su ciò che è stato detto prima. Dannazione, quello sciocco di mio figlio ha preso l'alaplano di Ivan. Ovviamente uno direbbe dai vedere che è tutto a posto, oppure si incazza Terry se è un idiota. Sorridere credo sia la meno utile, quindi andiamo con questa. Anche a me spezza il cuore, Terry ha 16 anni ma si comporta come un bambino. Dobbiamo riprenderci l'alaplano prima che si rompa. Che lo rompa. Terry, sei un cazzone, scendi da lì. Terry, sei un cazzone, scendi da lì. Appena riesco a salire ti faccio il culo. Ehi, che cosa ti salta in mente, Terry? Che stai combinando? Se mi fai salire... Ah, ecco, stavo dicendo, qual è la texture che si è un po' sfanculata? Quel pezzettino di tetto. Ah, Jaco, eccoti. Tu che sei bravo ragazzo, vai a fermare quel testone di mio figlio. Per favore, vai, perché sennò io quello lo meno. Forza, Jaco, vai da Terry, cerca di farlo ragionare. Ci penso io. Come fai a ridere in un momento del genere? Vai e fallo scendere, Jaco. Vedi, io non ho riso. Cioè, la faccia della risata era quella accanto. Porca puttana. Volevo solo essere positivo. Ci penso io, Terry, sei un idiota.
Fermo dove sei, Geco. Ho detto a Karis che volevo fare un giretto sull'aeroplano, ma lei non era d'accordo. Non voleva che te facessi male, Terry. Pilotarlo senza la giusta preparazione è troppo pericoloso. Persino gli adepti del vento hanno bisogno di un addestramento speciale. Come pensi di poterci riuscire tu? Adepti? Chissà che cosa sono. Con questa parola vengono indicate le persone in grado di utilizzare la psienergia. Gli adepti sono i discendenti di popolazioni ormai scomparse e per questo sono molto rari. Che poi, se ci fai caso, sì, Vale era discendente tutta da una popolazione antica, però in teoria tutti quelli di Vale erano adepti. In particolare sono rimasti ormai pochi adepti del vento. Ecco, loro sono rari, quello è vero. Ma dai, quanto difficile può essere? Basterà saltare nel vento e volare come un uccello. Ma che dici, salame? Cadrai a piombo nella valle. Ti sbagli, parli così perché non hai fiducia in me, papà. Ed io sono stanco di non essere preso sul serio. Sta per saltare, dobbiamo fermarlo. Non si può ragionare con lui, la nostra unica speranza è rendere inutilizzabile la Pranon prima che prenda il volo. Non ho paura. Terry, se ti butti non sei in grado di tornare qui, cadrai verso la foresta. Che bello, ma un momento, è vero, sto perdendo quota. Cazzo, sei un genio. È proprio un idiota. Oh, adesso l'hai capito, eh? Non hai la psienergia adatta per mantenere l'altitudine. La psienergia, chissà che cos'è questa mistica energia. Con questo termine viene indicata la manifestazione fisica del potere degli elementi. La psienergia può essere usata per generare diversi fenomeni in base all'elemento in questione. Le persone che sono in grado di usare la psienergia vengono chiamati adepti. Ma papà e Isaac ce la fanno? Tre? Ecco, punto. Cretino, loro sono esperti. Certo, loro sono adepti di altissimo livello. Ma tu no, Karis, tu sei un apprendista, proprio come me. È vero, però io sono un adepto del vento, sono già abituato a controllare il vento. Ah, è vero, vado sempre più in basso, che faccio adesso? Aiuto! Io lo lascerei morire. Che situazione terribile, se Terry cadesse nella foresta non resisterebbe a lungo, è troppo pericoloso per lui. Dobbiamo andarlo a prendere. Disperarsi non serve a niente, figliolo, dobbiamo trovare una soluzione invece. Qualunque cacchio di faccina scegli non è mai quella giusta in sto cazzo di gioco. Maledizione. Ho un'idea. Se Terry riuscisse ad arrivare oltre la foresta fino alla caverna, è la sua unica possibilità di farcela. Devo dirglielo subito. Terry, ascoltami bene. Aiuto! Ormai sei sceso troppo. Non ce la farai a tornare quassù. Ah, hai ragione. Ma allora cosa posso fare? Devi superare la foresta, raggiungi la montagna e la caverna che si trovano dall'altra parte. Sto perdendo troppa quota in fretta, non ce la farò mai. Isaac, pensi che abbia ragione? Non perditi d'animo proprio ora, figliolo, hai detto di saper volare, e allora vola! Raggiungi la caverna in cerca di riparo, noi arriveremo il prima possibile. Dai che ce la puoi fare, su! Pensi davvero che possa riuscirci, Geco? Allora farò del mio meglio. Vai, forza, non perde altro tempo, Terry. Verrete tutti a riprendermi, vero? Promettetelo. Brutto salame, sei mio figlio. Di certo non lascerò che tu finisca in pasta ai lupi. Ora muoviti. Va bene, allora vado. Ma sarà meglio che veniate a riprendermi, altrimenti morirò. Non si vede più. Spero che Terry riesca davvero a raggiungere l'altro lato della foresta. Ma certo che ce la farà. Hai visto Garrett? Geco ha fiducia in Terry. Devi credere in lui anche tu. Dovete far venire me e Geco con voi. Sono preoccupata per l'alaplano di mio padre. Costruirli è estremamente difficile. Sappiamo che l'alaplano è prezioso, ma... E poi mi sento responsabile per Terry. Se avessi sorvegliato meglio l'alaplano... La colpa non è tua, è il mio figlio che fa sempre come vuole. Garrett, dovremmo farli venire con noi. Non puoi dire sul serio, sono solo dei ragazzi. Certo, certo che dico sul serio. Evviva! Sono disposti ad affrontare la foresta per aiutare Terry. Potrebbero lasciar fare tutto a noi, ma vogliono rendersi utili. È questo che abbiamo insegnato ai nostri figli, assumersi le proprie responsabilità e proteggere gli altri.
Non voglio offenderli, ma sai benissimo che ci rallenteranno. Terry è solo laggiù. Terry è più capace di quanto tu creda. Saprà badare a se stesso finché non lo raggiungeremo. Che poi, a guardarlo rispetto a Isaac nei suoi tempi, Jaco, il protagonista, comunque tutti loro, dico i nostri eroi, non loro da adulti, hanno tutta sta faccina ipertonda che li fa sembrare davvero dei bambini. Ah, se lo dici tu, Isaac. Dopo questo scherzetto, sistemerò Terry per le feste. Per essere un adepto del vento è un bel temperamento, Caris. Bene, ti servirà là fuori. Ottimo, sbrighiamoci. Dobbiamo darci una mossa. Terry conta su di noi. Tornate alla baita, prendete le vostre cose e poi dirigetevi verso est. Ci vediamo al ponte. Forza, andate a prepararvi. Dobbiamo partire subito. È il momento di partire per la nostra avventura. Sei pronto, Jaco? Isaac mi ha chiesto di darti una cosa. Che cosa vuole darmi? Oh, che bello, un cappello di cuoio. Lascia che ti aiuti. Guarda come mi muovo fra i tuoi strumenti e attivo il berretto. Guarda le mie shell. Ok, seleziona inventario. Sì, fammelo fare però, dai. Jaco, berretto di cuoio. Dai, su, che palle, madonna, quanto sono lente ste cose. Ora vai a prendere il resto della tua roba e attiva tutto. Fai presto, dobbiamo salvare Terry. Ci vediamo di sopra? Ah, dimenticavo. Ricordati di scrivere i tuoi progressi nel diario del viaggio. Guarda, ti mostro come si fa. Con la X? Sì, fammelo fare. E poi vai sul diario di là in fondo. Dai però. Ah no, era questo. L'altro era l'enciclopedia, è vero. Me l'ero scordato. Vai. Ta-ta-ra-ta-ta. I dati del gioco sono stati salvati. Isaac dice che è importante tenere traccia delle proprie avventure. Meglio abituarsi subito. Eh già, meglio abituarsi.